Ciao a tutti i nesini, oggi apriremo in questa nuova puntata di Pasqua questi quattro Kinder sorpresa delle principesse. 4 su 4 sorprese delle principesse, ci sono le coppie più famose. Io ne ho soltanto uno, ho soltanto Mulan che me l'ha regalata Lara ed è anche la mia preferita, quindi poi andremo a vedere quali troviamo invece oggi. Spero appunto di non trovare l'unico doppio che ho, però le altre mi piacciono tutte tantissimo. Vorrei trovare magari o Cenerentola oppure la Bella Addormentata, mi piacerebbero, però comunque sono tutte molto molto carine. Queste se le trovate ve le consiglio perché appunto sono 4 su 4 sorprese, tutte delle principesse. Vi faccio vedere appunto com'è la scatola, molto carina anche sul davanti con le loro immagini. Anche Jasmine molto bella. E quindi cominciamo ad aprire. Poi fatemi sapere se le avete e quali avete trovato, ovviamente. Allora, si apre da qua. Eccoli qua. Si presentano così. Sono fatti in questo modo. Quindi andiamo subito ad aprirli. Eccoli qua. Come vedete, questo è arancione perché sono tutte sorprese Disney. Ok, la prima che abbiamo trovato è Ariel, molto carina Ariel. Allora, vediamo la checklist. Allora, queste sono tutte quelle che si possono trovare. Io appunto avevo questa qui e ora abbiamo Ariel e il principe. Si montano in questo modo e danzano. Questa è Ariel, come vi ho già detto, mi assomigliano tantissimo ai Playmobil, come hanno fatto i visi. Poi abbiamo Eric, molto carino. E infine la pedana che è viola con una conchiglia. La principessa va qui e il principe qua. E poi sotto, vedete, è tipo una trottola e quindi ruotano così. Va bene, la prima è andata e è molto molto carina, quindi ve li consiglio. Il prezzo non lo so perché me li ha regalati mio nonno, quindi non so di preciso quanto costino, ma comunque non credo che costino tanto. Andiamo al secondo vetto. Io li apro in questo modo, così li conservo. Cerco di conservarli, insomma, nella carta stagnola. Allora, ecco il secondo vetto. Cenerentola! Carina Cenerentola, mi piace tanto. Eccola qui. Questa è la cartina. E qui abbiamo Cenerentola. Eccola, molto carina. E trovate anche le uova più grandi della Kinder di Pasqua con le principesse. Ci sono le sorprese di qualche anno fa con la principessa e il loro Palace Pets. Quindi, se volete, prendeteli, insomma. Poi abbiamo il principe, molto carino. E poi abbiamo la pedana con la scarpetta. Mi piace che hanno messo il tocco di ognuna con il suo simbolo. Poi la finiamo di montare dopo, adesso andiamo avanti e vediamo un altro ovetto. Allora, vediamo, vediamo. Spero sempre di non trovare doppioni. Vediamo qui chi c'è. Rapunzel, carina anche Rapunzel. Eccola qui. Molto stilizzati. E poi abbiamo il suo principe col pizzetto, carinissimo. E questa è la sua cartina. Eccola qua. Qui abbiamo il sole come simbolo. Ok, poi andiamo all'ultimo e vediamo l'ultimo chi è. Eccolo qua. Scommettete qui sotto nei commenti chi è nell'ultimo, vi do 3 secondi. 3, 2, 1, scrivete pure e
Vediamo chi c'è. Ah, Mulan! Ok, l'ho ritrovata, va bene, non ci importa perché è comunque la mia principessa, tra virgolette, preferita, molto bella, con il suo principe, sempre tra virgolette, che in realtà non sono proprio principe e principessa, ma sono molto molto belli. E lei, non mi ricordo cosa aveva, ah sì, il drago, a Mushu qua. Molto carina, mi piace tantissimo lei. Ora le montiamo. Eccoli qui tutti insieme che ballano e sono stupende. Mi piacciono tutte tantissimo. Le mie due preferite sono, ovviamente, a parte Mulan, anche Cenerentola. Mi piace tantissimo. Era una di quelle che volevo trovare. Lei e la Bella e la Bestia. No, la Bella e la Bestia, la Bella Addormentata. Però mi piacciono tutte tanto. Quindi in teoria mi mancano la. Allora, la Bella Addormentata, Biancaneve, la Bella e la Bestia e Jasmine. Molto carine comunque. Fatemi sapere se le avete acquistate o se le acquisterete e che cosa ne pensate. E io le trovo davvero carine e finalmente hanno fatto una serie con anche i loro principi, che sono sempre isolati e bistrattati, poverini, ci mettono solo le principesse. Come vedete, restano su un pochino male perché si sganciano sempre. Anche nell'altra che ho mi succedeva così. Quindi boh, lo lasciamo così. Allora, in questo mess, in questa, diciamo, baraonda, togliamo tutto. Vi saluto, vi mando un bacione e un salutone. E iscrivetevi al mio canale se vi va. Partecipate ai miei giveaway e noi ci vediamo in un prossimo video. Ditemi qual è la vostra principessa Disney preferita e alla prossima. Vi mando un bacione, un salutone e alla prossima. Ciao! Ah, e iscrivetevi al mio canale, mi raccomando. Ciao! Un bacino!